Oggi è il 17 dicembre, una data che a molti di noi non dice nulla. Eppure, il 17 dicembre del 1973, presso l'aeroporto di Fiumicino, si è verificato l'attentato terroristico più sanguinoso avvenuto in Italia negli anni 70. Il bilancio è di 32 morti e 17 feriti. Nonostante la gravità dell'evento, questo episodio continua ad essere dimenticato, ignorato e per molti addirittura sconosciuto. In un paese come il nostro, l'Italia, martoriato da una lunga serie di stragi impunite, non riusciamo più a stupirci per l'assenza di giustizia. Ciò che invece continua a lasciarci perplessi è l'assenza di memoria. È anche per questo che oggi vogliamo ricordare cosa accadde quel giorno all'aeroporto di Fiumicino. Vogliamo ricordare la strage compiuta da un commando di terroristi che ha ucciso in modo orribile la piccola Monica De Angelis, di 9 anni, arsa viva mentre era in viaggio con la mamma e il papà. Vogliamo ricordare il sacrificio di Antonio Zara, un giovane finanziere di 20 anni, immolatosi nell'eroico tentativo di fermare i terroristi. Vogliamo ricordare tutte le vittime di quel giorno, il cui elenco completo oggi è quasi irreperibile. Sono le ore 11:47 ed è appena atterrato il volo Iberia 352 proveniente da Madrid. Poco più tardi, nei pressi dell'uscita 9, siede un gruppo di pellegrini islamici diretti alla Mecca. Tra loro vi è un certo Abdel El Zakr, che ha appena notato la presenza di alcuni uomini che comunicano tra loro in lingua araba. Sono 5 persone, non appartengono ai pellegrini, se ne stanno in disparte. Forse sono lì perché aspettano lo stesso volo di Abdel, forse no. Ad ogni modo, l'uomo prova ad avvicinarsi per fare conoscenza. «E voi dove siete diretti?» chiede. «Dove vuole Allah, il misericordioso», risponde uno di loro. Pochi istanti dopo, accanto ai metal detector, i 5 estraggono delle armi automatiche dalle loro valigie per poi puntarle contro gli addetti alla sicurezza. A questo punto, uno dei terroristi inizia a sparare raffiche di mitra verso il soffitto, mentre altri membri del comando prendono in ostaggio 6 agenti, intimando loro di seguirli a piedi verso la pista. Lì sono in sosta 3 aerei, un Boeing 707 della Pan American, uno dell'Air France e un altro della Lufthansa. Sulla pista di decollo c'è anche il giovane finanziere Antonio Zara, intento a prestare servizio a bordo di un automezzo adibito al rifornimento degli aerei. Nel frattempo, tra i passeggeri in attesa si è scatenato il panico. L'agente Ciro Strino è ferito al petto. I proiettili esplosi dai terroristi hanno mandato in frantumi la vetrata che affaccia sui velivoli e un dipendente di una compagnia aerea etiope è caduto compiendo un volo di 4 metri. Zara ha assistito alla scena. Accanto a lui c'è il tecnico dell'ASA, Antonio Cataldo. I due si avviano verso l'Etiope per prestare un primo soccorso, mentre 3 dei terroristi, con le armi in pugno, conducono gli agenti in ostaggio verso gli aerei. A quel punto, Zara decide di tentare una disperata azione solitaria e, dopo aver estratto la pistola dalla fondina, si avvia lentamente verso gli attentatori per fronteggiarli. Il ragazzo viene però sorpreso alle spalle da un altro uomo del comando. Poco più tardi finisce agonizzante sull'asfalto, immortalato in una fotografia in bianco e nero che farà in breve tempo il giro del mondo. Figlio di un agricoltore, si era arruolato nel novembre del 72 ed era entrato in servizio a Fiumicino da soli 3 mesi. Intanto, continuando a sparare a scopo intimidatorio, 2 terroristi si dirigono verso l'aereo Pan Am, lanciando all'interno del velivolo 2 diverse tipologie di ordigni. Si tratta di bombe nebbiogene incendiarie caricate a fosforo bianco e bombe a mano a frammentazione. Un connubio micidiale.
In pochi istanti, una parte dell'aereo finisce letteralmente disintegrata. I passeggeri a bordo muoiono in un modo spaventoso, fondendosi con il materiale plastico dei sediolini. La pelle si staccava dalle loro mani e dai loro volti, ricorderà una hostess superstite che ha assistito alla scena. In quell'orrore perisce anche la piccola Monica, di 9 anni, assieme ai suoi genitori. In totale sono 30 le persone uccise tra le fiamme di quel Boeing Pan American diretto a Beirut. Dopo essersi impadroniti del Boeing Lufthansa, i terroristi caricano a bordo un gruppo di ostaggi e si dirigono ad Atene. Dopo ore di trattative infruttuose con il governo greco per la liberazione di 2 terroristi palestinesi, l'aereo riparte, lasciando sulla pista il corpo senza vita di Domenico Ippoliti, un tecnico ASA ucciso e poi scaraventato giù dall'aereo, mentre l'agente Ciro Strino, già ferito nella sparatoria a Fiumicino, viene lasciato vivo e in libertà poco prima del decollo. Gli ostaggi superstiti riferiranno che i terroristi comunicavano in arabo tra loro e in inglese con gli ostaggi. Affermavano di essere palestinesi. I dirottatori cercano nuovi stati per l'atterraggio, ma Beirut e Cipro rifiutano ogni richiesta. L'aereo si dirige quindi verso Damasco, che concede soltanto una sosta temporanea per il rifornimento di viveri e carburante. Successivamente, il Boeing decolla alla volta di Kuwait City, dove in data 18 dicembre vengono liberati tutti gli ostaggi, mentre i terroristi finiscono nelle mani delle autorità kuwaitiane, per poi essere successivamente consegnati all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.